Famiglia, scuola, territorio, la forza della corresponsabilità educativa, questo è il tema affrontato nel corso di un'interessante tavola rotonda ospitata nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto. L'evento è stato organizzato dalla PEI, Associazione Pedagogisti Educatori Italiani, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Renato Moro, Scuola Polo Territoriale Rete Senza Zaino tra Ioni e Salento. Come associazione abbiamo, come dicevo prima, un progetto pedagogico molto importante, che è quello di valorizzare, di promuovere la presenza dei pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici in tutti gli ambiti professionali, in modo particolare quello scolastico, ma noi lavoriamo anche nei servizi, in tutti i servizi educativi, nell'ambito giudiziario, della famiglia, eccetera. Questa occasione è una bella tavola rotonda coprogettata tra la PEI, che è l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani, e la nostra rete territoriale rappresentata nel caso specifico dall'Istituto Comprensivo Renato Moro come scuola polo del modello di scuola senza zaino, e il territorio UNICEF e in modo particolare l'amministrazione comunale, che affianca da anni ormai anche apprezza tantissimo questo modello di scuola, perché di fatto è un modello di scuola che punta ad una corresponsabilità educativa. Al dibattito hanno partecipato tra gli altri il dottor Vito Alfonso, dirigente dell'ambito territoriale di Taranto, e l'assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. La scuola è all'avanguardia perché ha la responsabilità dell'educazione, della formazione, di quello che più importante abbiamo nella società, cioè i nostri giovani, i nostri ragazzi, che sono il futuro della nostra società. E questa iniziativa sulla corresponsabilità educativa è un'iniziativa molto importante, molto attuale a mio avviso, e perché mette in risalto quelle che sono le tematiche più attuali del momento. Al centro c'è sicuramente il benessere dei nostri ragazzi, dei bambini delle scuole di Taranto, e in particolare oggi con la tavola rotonda sul tema della corresponsabilità tra famiglia, scuola, istituzioni, abbiamo proprio puntualizzato l'attenzione sul contrasto alla povertà educativa. Ed è un modello naturale che ci porta avanti proprio nella vision dell'amministrazione Melucci, condivisa anche dall'organizzazione APEI, dei pedagogisti e degli educatori, e dalla scuola Renato Moro, che oggi ha voluto portare un contributo anche a quella che è la formazione.